dovrei usare dell'aceto, ma ho solo questo. Con una mano sola, a causa della degenza dovuta a questo braccio che non riesco ad alzare più di così senza dolore, ho ricollegato l'antenna al balloon. Vediamo se la trovo velocemente. Eccolo. Aia. Ah, il dolore. Tiè, sull'albero, tiè. È necessario prendere appunti. Ok, diciamo che potremmo esserci. Non so. Va bene, direi che lui funziona, è una roccia. Ancora non arriva Radio Charleston, non è l'orario. Però niente male. Dovrei cercare di attivare il microfono, ma non sono sicuro che funzioni, mi manca la batteria da 9 volt. Insomma, questo è quanto. Dopo un po' di mesi che qui era stato tutto un po' abbandonato, questo è il mio, diciamo, secondo laboratorietto a Siracusa, con poche cose, pochissime cose, una cassetta degli attrezzi, una pallina da tennis, una batteria che ormai è morta, un microonde per farmi il tè, un UPS, l'IC720A della ICOM, un alimentatore portato a 13,8 volt, e quindi l'idea sarebbe quella di fare un piccolo dipolo per gli 11 metri, perché la banda CB si sta rivelando più interessante di quanto pensassi. Ed è una cosa che potrei fare. Certo, con un braccio magari no. Però più avanti, quando spero di guarire da questo braccio che non riesco a... Ah, sì, dai, riesco a metterlo sul tavolo.
E poi non, cioè, poi ho dolore, mi fa dolore, vedete, faccio, mi fa male. Poi devo rimettere in funzione questo, mi serve una batteria da 9 volte, sperare che funzioni, perché non ricordo se questo ha la capsula integra. Forse sì, forse ho cambiato capsula adattandone una diversa. Io sto sempre cercando la sua capsula originale, che è rotonda e grossa, va qua dentro, e purtroppo non ce l'ho, si è rotta tempo fa, quindi quando trovo una batteria da 9 volt vedrò se si riesce a fare qualcosa anche dal lato voce. Fin dai tempi del lockdown ricevo questi pescatori su 8191 kHz in USB. È interessante, credo che siano il canale di Sicilia, parlavano di Lampedusa prima. Si sente in sottofondo il motore della barca. Va bene. E con questo finisce qua questo video di rimessa in funzione della stazione radio di emergenza qui dove mi trovo a Siracusa. E vedremo se il braccio mi permetterà di fare altri miglioramenti e agire di conseguenza magari per l'interfaccia per i modi digitali, che è qui e che dovrò collegare a lui tramite un connettore che dovrebbe essere questo, e che vedremo se riuscirò a procurare o a costruire. Grazie, vedrò di fare qualche altro video così, tanto per un video, farò dei video monchi da monco. Dimenticavo che ho imbottigliato il balloon in una bottiglia usata con dentro l'acqua, quindi ciò è ottimo. Così se piove non ci piove dentro. E così è un isolamento a cazzo. Tanto questo balloon prima o poi andrà cambiato. E metti a fuoco, basta. Non male, però non riesco a trasmettere. Alla fine sono riuscito a trasmettere, quindi vado in trasmissione in RTTY sopra Shannon Volmet, che cazzo me ne frega, e lui trasmette. E quindi attendo il caro amico Vash per fare delle prove e dopodiché farò delle prove. Non sono molto sicuro che questa interfaccia funzioni ancora. C'è troppa colla a caldo, come mi è stato fatto notare. Ci sono saldature vecchissime su una breadboard orripilante con dei trasformatori a caso. Io ho parlato di questa interfaccia. No, perché mi vai in trasmissione tu? Ho parlato di questa interfaccia nel mio blog, che non mi ricordo più manco quale cacchio è. Adesso cerco la pagina.
No, ma quale blog? Io sto dando i numeri. Io feci un video, feci, sottolineo, feci un video 12 anni fa dove parlo di questa interfaccia per i modi digitali e di come l'ho costruita. Quindi, se volete, andatelo a vedere. Ora io non so manco dov'è. Qui parla anche dello schema che ho usato per costruire questo schifo. E vabbè, è inutile che vi faccio vedere il video nel video, direi che poi ve lo andate a vedere da soli. Riuscissi solo a trovare un'immagine, ecco, qua ce n'è forse una. Vediamo, sì, è esattamente lei. Eh già, è questa. E qui avevo dei connettori jack, adesso nell'interfaccia ho dei connettori RCA, però il succo non cambia. Questo integrato non è utilizzato, questo LED non so neanche perché cazzo ce l'avevo messo. Questi potenziometri non servono un cazzo, questi trasformatori sono uno, un trasformatore audio da una radiolina, e questo sinceramente non me lo ricordo, forse viene da un modem, da una scheda modem, Winmodem per PC. Quindi sono proprio a caso, trasformatori completamente a caso. Qui sto indicando con sapienza due potenziometri che non servono assolutamente una minchia. E infatti io per collegarla adesso ho dovuto scavalcare uno dei due, ho dovuto letteralmente scavalcare uno dei due trasformatori e andare diretto. Questo sicuramente creerà un sacco di disturbi, ma me ne sbatto, va bene così. Ho anche messo la pila al microfono e devo dire che funziona, quindi posso anche uscire a voce. Adesso abbiamo voce, abbiamo il CV con il mitico tasto autocostruito e abbiamo l'interfaccia con i modi digitali che spero di poter usare con qualcosa. Vedremo RTTY, PSK31, c'è questo JS8 o come cacchio si chiama che mi piacerebbe provare sui 10 metri. Vedremo, vedremo. Si aprono nuovi orizzonti di esperimenti monkey. Che poi JS8 è sugli 11 metri, non 10 metri. Bestia casugno.